panorama 2.0, qua siamo, ma ora arriveremo a 4.0 perché diventerà sempre più bello. E l'incendio ha fatto un grosso danno, distruggendo un luogo sacro e soprattutto un ricordo straordinario che è quello del cipresso di San Benedetto. Ma non ha distrutto una realtà viva che è la comunità che qui vive e che rende vivo lo stesso ambiente, quindi un'energia speciale. Persone che camminavano, salivano al Reno con una bottiglia d'acqua per andare a dar da bere all'albero. Quindi sono gesti di una vivacità straordinaria e di un affetto unico che lega la comunità a questo luogo santo. La prima volta che sono salito dopo l'incendio è stato terribile. Cioè, ricordare questo tutto verde. La prima domenica di ogni mese è la domenica di San Benedetto per la parrocchia. Infatti si riunisce la confraternita e abbiamo da qualche anno stipulato di fare appunto la salita all'eremo. Ringraziare dall'alto, ringraziare Dio per i doni che ci dà e fare la preghiera per la città di Palermo. Questo, che era il primo eremo e quindi del Beato Matteo d'Agrigento, era dedicato alla preghiera nel Getsemani. Siamo all'eremo di Fra Innocenzo da Chiusa, quindi del 600, 610-20 circa, quando ha abitato in questi luoghi, e da qui il panorama è 3.0. Da noi arriveremo ai 300-350 metri, perché di qua è il lato basso di Monte Grifone. Eccoci arrivati, altezza 4.0, il nostro eremo di San Benedetto il Moro e il suo famoso cipresso, l'albero del suo genere classificato più antico d'Europa e con questa forma che noi diciamo sottosopra, perché i rami sembrano radici. Scampato all'incendio, fino ad ora gli ultimi studi ci dicono, perché dalla foto del drone vista dall'alto c'è della chioma verde, quindi c'è vita. Come vedete, la vista panoramica di Palermo da qui è bellissima, si vede tutto nell'interezza, però pensate che ai tempi di Benedetto da qui si vedevano solo le mura della città, quindi non c'era niente fuori. Molto interessante. Bellissima esperienza che permette di vedere e conoscere Palermo anche da un'altra prospettiva. Poi anche questo cipresso bellissimo, questo albero di San Benedetto il Moro, è toccante anche soprattutto abbracciarlo. La cosa bella qual è? Abbracciare l'albero. 400 e passa anni di storia.